Ciao a tutti ragazzi, qui è Giorno e in questo video ci facciamo il giro dei venditori di New York e vi farò vedere cosa c'è di buono da comprare. Ne approfitto per dirvi che la settimana prossima sarò fuori per lavoro e che quindi non riuscirò a fare nessun video di news. Se dovesse spuntare fuori qualcosa, purtroppo non riuscirò a farlo. Soprattutto, naturalmente, parlo dello State of the Game di giovedì prossimo. Ma ho già pronti un paio di video su delle build PvP che sto usando in questo periodo, che farò uscire appunto la settimana prossima per comunque mantenere il canale occupato. Detto questo, cominciamo come al solito dalla base delle operazioni per i venditori, dove dal venditore dell'equipaggiamento ci sono dei guanti con selvaggio su elettronica, con danni pistole, fucili d'assalto e probabilità di colpo critico. Di certo non belli come quelli che c'erano la settimana scorsa in zona nera, ma decenti per quelli di voi che ancora non ce li hanno. Passiamo dal venditore degli armamenti avanzati, che questa settimana ha uno Scar H con letale, distruttore e preparato. Ottimo, sicuramente uno dei migliori fucili di precisione di questa patch. Quindi, se ancora non avete tra le mani uno Scar H, mi raccomando, comprate questo. L'unica cosa che farei qui è levare letale e mettere qualcosa di migliore, come non so, brutale, visto che con i fucili di precisione terremo sempre la mira dritta sulla testa. Quindi, con brutale, distruttore preparato, questa diventa veramente un'ottima arma. Passiamo dal venditore speciale al terminal, che ha un SA58 militare con letale spietato e determinato. Buona arma da usare con l'Alpha Bridge, perché letale, spietato e il terzo slot io metterei competente, oppure metterei competente nel caso in cui lo usate in PvP, metterei invece feroce nel caso in cui lo usate in PvE. Andando più in basso ci sono delle ginocchiere con realizzato, con 1202 di vigore e danni critici. Vi ricordo che queste ginocchiere sono buone per farmare in PvE e ottenere più casse maestria, quindi se le mettete triplicherete le vostre XP ricevute dalle missioni. E queste sono ginocchiere un po' così, non al top, bisogna ricalibrare danni critici in livello corazza, ma tutto sommato buone. Passiamo ai progetti, dove questa settimana c'è lo progetto dello zaino armi da fuoco, dove consiglio di comprarlo a chi magari ancora non ha trovato uno zaino specialista o uno zaino di qualsiasi altro tipo che gli interessa. Come sapete, gli zaini sono difficili da trovare al di fuori delle parti elettroniche, perché non lo so, i roll sono fatti così. Quindi, per chi cerca uno zaino con specialista o con qualsiasi altro talento, prendete questo. Poi ci sono due mod, uno di elettronica e uno di vigore, che consiglio di comprare a chi ancora non ha trovato o magari non ha comprato fino adesso dei mod o elettronico o vigore, e che quindi gli servono quelli con livello corazza. Passiamo adesso ai rifugi. Partiamo dalla grotta, dove troviamo un mod prestazioni con cure autonome e pronto soccorso al 5%. Un buon mod, non ottimo, perché il mod delle cure autonome arriva fino al 6%. Il 5 è buono comunque per quelli che magari ancora non ce l'hanno al 6, oppure non sono stati sfortunati di non trovarlo. Potete comprare questo per avere più forza per le vostre cure. Passiamo al baluardo di Madison, dove c'è un altro mod prestazioni, questa volta però incentrato sullo scudo balistico. Buona mod da comprare per chi sta usando il set defense, o per chi vuole usare lo scudo con qualsiasi altra build, come può essere per esempio il sentinella. Mancini, altro mod prestazioni, questa volta sul danno alla mina a ricerca. Questa build, sì, questa build, questo mod è buono per chi sta usando una build, non so, magari incentrata sull'elettronica e appunto sui danni della mina a ricerca. Quindi, se vi manca questo tipo di mod, potete comprarlo oggi a Mancini. Andiamo adesso al Firewall, dove troviamo un mod vigore con livello corazza. Ha 247 di vigore e di corazza 249. Non è il massimo, perché i valori si possono trovare anche più alti, ma è comunque una buona mod. Quindi, per tutti quelli che cercano ancora delle mod vigore con livello corazza per completare le vostre build, questo potrebbe fare al caso vostro. Passiamo adesso ai posti di blocco della zona nera.
Partiamo dalla 40esima, Est, c'è una maschera con Tenace con 997 di livello corazza, che è veramente un buon roll. Poi ha 1244 di vigore con resistenza a danni speciali e resistenza a confusione. Non è perfetta perché i due attributi, resistenza a danni speciali e confusione, non sono ottimi, quindi io qua farei attenzione alla ricalibrazione, scusate, e cercherei i danni corazza nemici nel secondo slot, se fate PvP, o danni all'elite nel primo slot se fate PvE. In ogni caso cercherei di fare una cosa del genere in base a quello che farete con questa maschera. Andiamo adesso alla 34esima Est, dove c'è un buon M4 ultraleggero con distruttore preparato ed esperto. Attenzione qui al terzo talento esperto, perché in realtà la traduzione di esperto è fatta in modo sbagliato in italiano. In realtà qui c'è scritto che la probabilità di colpo critico aumenta se si uccide un nemico, ma in realtà non è se si uccide un nemico, ma se si usa un'abilità. Quindi mettete il caso che usate la cura o usate l'impulso, ancora meglio, otterrete il 7,5% di probabilità di colpo critico in più. Quindi, in linea di massima, l'M4 che si trova in questo posto di blocco è abbastanza buono. Io toglierei soltanto preparato per avere qualcosa di più, come magari reattivo. E se invece non vi piace quell'esperto al terzo slot, potete sostituirlo con competente, anche se poi rimanete con preparato, che forse in PvP non è il massimo. Nello stesso posto di blocco c'è anche un giubbotto con robusto che ha 1258 di vigore, livello corazza, protezione dall'elite e riserva munizioni. Un ottimo giubbotto che potrebbe essere buono già così, se l'unica cosa che potete fare è o aumentare il livello corazza ancora di un po', oppure togliere protezione dall'elite e mettere salute o resistenza a danni speciali in base a quello che preferite voi. Passiamo adesso alla 31esima, dove c'è uno Scarelle con reattivo, determinato e feroce. Ottimo fucile d'assalto per il PvE. I suoi talenti, soprattutto feroce nel terzo slot, è ottimo per le nostre build con i fucili d'assalto. Naturalmente parlo dell'Alpha Bridge, quindi quest'arma è buona da avere nel secondo slot, perché lo Scarelle di suo non è ottimale perché spara un po' pianino, però fa tanto danno, vedete quanto è alto il danno. Quindi se volete compratelo per una build PvE, io lo compro adesso, quindi andiamo. 53esima Ovest, c'è un mod armi da fuoco con livello corazza, 242 di armi da fuoco e 264 di livello corazza. Come vedete ha le statistiche leggermente migliori rispetto al mod vigore che abbiamo visto nel Firewall. Stesso discorso che valeva prima, vale anche adesso. Se vi manca un mod armi da fuoco, oppure quelli che avete non sono così buoni, comprate questo o compratene di più. Passiamo infine all'interno della zona nera, nella stanza di sicurezza in zona 3, dove troviamo un ACR potenziato con capace, predatore e feroce. Qui vale lo stesso discorso dello Scarelle che abbiamo visto poco fa, l'unica cosa è che l'ACR potenziato si può usare anche come primaria, e quindi usarla direttamente come arma appunto primaria e non al di fuori delle build Alpha Bridge. Naturalmente qui il talento che cambierei è capace con, non lo so, forse reattivo o brutale. Insomma, lascerei feroce e predatore perché per il PvE sono ottimi, e toglierei capace per qualcosa di migliore. Bene, per questo video sui venditori di questa settimana è tutto. Spero come sempre che questo video vi sia stato utile. Se così è stato, lasciatemi un like ed iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!